L'azienda nasce nel 2000 da un'idea di mio padre Giuseppe Campanile, che ha cercato di coinvolgermi dall'inizio in questo progetto molto ambizioso. Dal 2011 siamo entrati nel mercato vitivinicolo con i nostri prodotti. Noi produciamo uve che compongono vini come il Lacrima Christi bianco, rosso, rosato, e trasformiamo, coltiviamo e imbottigliamo anche un vitigno autoctono per eccellenza della zona vesuviana, che è il nostro Catalanesca. La peculiarità sta nel fatto che in bottiglia noi utilizziamo solo e soltanto musto fiore, cioè sarebbe il primo succo di uva che esce dalla fase essenziale della diraspatura, cioè il distacco del chicco dal raspo, che a differenza dei torchiati, dei pressati, è molto più ricco di aromi, aminoacidi, proteine. In 11 anni noi abbiamo sempre fatto ricerca, prima in vigna e poi in cantina, e siamo giunti a tagliare, insomma, dei traguardi importanti. Questo grazie al fatto che siamo riusciti a compiere una vera e propria, io la chiamo evoluzione. Questo è un mestiere che ti sceglie. Ti sceglie perché per adoperare su un mercato sempre più complesso come quello mondiale, dove tu devi presentare dei prodotti riconoscibili, fondamentale è un aspetto che è quello della pazienza. C'è un nesso tra chi lavora in cantina, trasforma le uve, produce vino, e il tempo. Ci vuole tempo nel programmare, ci vuole tempo nel fare ricerca su un determinato prodotto che poi da qui a diversi anni uscirà nel mercato vitivinicolo. Queste sono tipologie di prodotti dove tu hai l'obbligo di dover aspettare, perché sono determinate vinificazioni e determinati affinamenti, per cui devi produrlo, devi trasformarlo. Non dico che devi dimenticarlo di averlo fatto poi per il resto degli anni per poi metterlo nel mercato, ma comunque è fondamentale, è veramente fondamentale aspettare che il vino faccia il suo corso, che il tempo interagisca con questa materia vivente che si trova all'interno di una bottiglia. Sembra strano dirlo, però il vino lo sa quando è pronto per essere servito. I nostri vini, ma in generale i vini vulcanici, che sono già essi stessi molto legati al Mediterraneo, in tutto il mondo hanno quel quid in più. E io questo quid lo riconduco ad una comparabilità tra vino, natura e popolo. Io ho sempre visto che i prodotti mediterranei nel mondo sono quelli veramente più ricercati. Ma perché sono più ricercati, secondo la mia esperienza? Perché hanno un'identità, perché hanno storia, perché hanno caratteristiche ben precise e sono riconoscibili subito.